Prontissimi a continuare con la nostra avventura estiva, con la nostra sirenetta fluttuante sulla sabbia e direi di riprendere esattamente da dove ci siamo lasciati, anche se ovviamente entrando e uscendo dal gioco mi ha spostato completamente il punto da dove ci siamo salutati. Allora, dobbiamo ancora recuperare delle monetine, che non ho la più pallida idea di dove possano stare, magari parlando con qualcuno ci ha dato trasporto in qualche altra zona che contiene per l'appunto quelle 6 monetine e 5 cubettini. Dove si è nascosto? Iniziamo a fare un po' di quest. Cosa cerchi? Conosco bene la zona, posso aiutarti. Io sono una triste mietitrice. Ah, una triste mietitrice? Un attimo, devo trovare un fantasma. Se non lo porto nell'aldilà, può trasformarsi in uno spirito maligno. Come uno spirito maligno? E si potrebbe... e potrebbe far del male alla gente. Non deve succedere. Allora mi aiuti a trovarlo? Stavolta non posso combinare casini. Sì, ti aiuto, ma semplicemente perché dobbiamo ottenere i cubettini. Ti aiuterò, non posso permettere che la spiaggia sia in pericolo. Grazie mille. Quando arriverai nell'aldilà, ti tratterò con riguardo. Prendi questo. Il radar cerca fantasmi, molto utile alle compagnie di assicurazioni. Orologio misterioso, so cosa hai fatto l'estate scorsa. Con questo orologio puoi vedere il passato di un luogo o di un oggetto e scoprire come è avvenuto l'omicidio. Quando sei pronta, tienilo in alto e premi il bottone. Ok, quindi andiamo nel passato. È cambiato tutto? Wow, in realtà non l'avevo mai usato. Cosa dobbiamo fare ora? Fammi pensare. Cioè, scusi, lei c'ha un orologio che non utilizza mai. Va bene, è un potere che te porta in giro fra passato, presente e futuro e lei non lo utilizza. Quindi, dobbiamo andare in giro a trovare indizi. C'è un bicchiere, forse qui vendono delle bevande. Magari qualcuno ha avvelenato una bibita. Controlliamo il passato. Ho preso questa idea dal tè all'orzo frizzante e ho aggiunto altri ingredienti che fanno bene alla salute. Pensi che funzionerà? Se sei già prevenuto, allora trovati un altro chef. Sono gli ultimi soldi che posso investire, la mia ultima possibilità. Fidati di me. Ho una certa esperienza in questo settore. Non posso tirarmi indietro, allora procediamo. Quello chef è un furfante, si vede dalla faccia. Si sta approfittando di quel tizio. Sembra di sì. Comunque, non possiamo ancora trarre conclusioni. Cerchiamo altri indizi. Broccoli. Ci stanno anche i broccoli. Cosa ci fanno dei broccoli per terra? A me non piacciono. Ma è questo il punto. A noi interessa se è una prova o meno. Qualcuno ha commesso un omicidio con dei broccoli. Sì, i broccoli sono... Un altro decesso dovuto ai broccoli. Ma credevo che i broccoli... Oh sì, uno degli ortaggi più mortiferi della terra. Non c'è traccia dell'assassino. Teniamo comunque a mente questa prova. Cerchiamo altri indizi? Sì, cerchiamo altri indizi, ma già me sarei anche rotto un attimino. Una scatola di cartone. Un momento, potrebbe essere una prova importante. È solo una scatola. Provo a usare l'orologio. Ah, che stanchezza. Chissà quando finirò di spostare questa roba. Ce la farò da solo? È stato un successo, ora devo solo trovare la felicità. Devo muovermi e portare queste cose nel ristorante. Dice che il proprietario del ristorante non sopravvivrebbe nell'aldilà. È un tipo sospetto, secondo me nasconde qualcosa. Forse lì dentro ci sono le sue foto di classe. Dobbiamo trovare altre prove per scoprire cosa è successo. Cerchiamo altri indizi. Sì, però già mi starei un attimino rompendo le palle tra gli indizi. C'è un peperone. Che strano. Di spiaggia? Sì, la gente magari è andata lì, si è portato la roba da casa da mangiare e l'ha lasciato lì, perché giustamente gli esseri umani fanno abbastanza schifo in queste cose. Ma sì,
magari si è fatta l'insalata di peperoni e ne ha lasciato un intero sulla spiaggia. Che ne sai? Scusa, non ci dice niente. Cerchiamo altri indizi? C'è stato l'ultimo qua. C'è un cartone della pizza. Qualcuno l'ha lasciato dopo il mangiato? Dopo mangiato, credo. Magari il fantasma è andato al di là da solo. Secondo me, mi vendono le pizze. Può essere, guardiamo nel passato di questa pizza. Non mi mangiate, per favore, aiuto, non voglio essere mangiata! Più o meno, no? Nel passato di questa pizza. Povera pizza. Ti metti nei panni di una pizza. Ha paura, giustamente. No! E invece se la mangiano. Sicuro che venderà bene? Se è l'unica cosa al mondo, per forza venderà bene. È vero, però dipende se piace. La gente cerca sapori familiari, ma vuole anche qualcosa di speciale. Secondo me alla gente piacerà questo ingrediente, simile al salame. Non penso sia questo. Che pizza avrei inventato? La pizza all'ananas. Magari con l'anguria? Non penso. Ora dovremmo avere tutte le prove. Andiamo là ed esaminiamole. Ma non credo. Vuoi tornare nel presente? No, non voglio tornare nel presente. Cioè, nel senso, devo andare qui ad esaminarle. Io volevo vedere se ci stavano delle monetine. Bene, finalmente possiamo scoprire la verità. Qual era la ricetta della pizza speciale dello chef? Bah, secondo me. Potrebbe essere peperoni? Facciamo che era peperoni. Secondo me. La pizza e i peperoni. I peperoni fanno un po' schifo, ma non c'entrano col salame. Allora, al salame. Secondo me, la pizza al salame. Ma no, quella è un classico. Lo chef ha detto che non è salame, ma è simile. Allora, alle carote, secondo me, la pizza alle carote. Giusto, si potrebbe scambiare le fette di carota per salame. Sì, uguale. Identico, nessuno ci farebbe mai caso che effettivamente sono due cose diverse. E guardi, secondo me era tè e broccoli frizzante, perché ci stavano i broccoli, quindi. Secondo me il tè ha i broccoli. Prima c'erano dei broccoli per terra, quindi li avranno tipo utilizzati come una bustina, no? Li abbagni nel tè e dai il sapore di broccolo al tè. Ci può stare. Quindi il proprietario del ristorante dove ha nascosto lo chef, e se invece il proprietario non fosse riuscito a uccidere lo chef e fosse stato accoppato a sua volta? Prima il proprietario maneggiava quella scatola. Se fosse così, il corpo dovrebbe essere nella scatola. Controlla il passato del ristorante, presto! Grazie per avermi aiutato, non avrei mai saputo come fare. Andiamo a prendere il fantasma! Ok, ma io lo devo prendere da qui? Devo andare nel presente? Devo fare altro qua? No, ok, devo fare altro qua. Ci sono molti clienti. Come fanno a mangiare queste porcherie? Dopo si arrabbieranno tutti. Mi sa che è andata così. Dobbiamo continuare a guardare per scoprire dove è il fantasma. Ma uno? Quanti clienti? Te l'avevo detto! Bastava che ti fidassi di me. Bene, spero che continui così. Cos'è questa roba? È immangiabile. La mia mandragora cucinerebbe meglio. E questo sarebbe un ristorante? Che succede? Finirò in bancarotta. Era proprio un imbroglione, quindi il proprietario ha ucciso lo chef. L'avrà fatto qui? Davanti a tutti? Di qualcosa, porta pazienza. Sto per chiudere bottega, che cosa dovrei aspettare? I clienti tra poco arriveranno, avranno un'altra reazione. Un momento, se intingo la pizza nella bevanda il sapore è buonissimo. Sì, è squisito. L'effetto frizzante è il massimo. Questa sì che è una pizza. La pizza bagnata nel tè e broccoli. Ok, fortunatamente gli sviluppatori non abitano qua nelle vicinanze, perché probabilmente già qualcuno li avrebbe fatti fuori, perché insomma, voglio dire, scusate, pizza con le carote pucciata nel tè frizzante ai broccoli.
Perché è stato commesso un omicidio? Non è possibile che ci sia un errore sulla mia lista. Cosa fate davanti al mio ristorante? Tu? Il colpevole torna sempre sulla scena del crimine. Dov'è lo chef? Lo chef? Quello che lavorava qui? È andato via. Non è andato via, l'hai ucciso. Ucciso? Ma no, si è trasferito. Perché l'hai ammazzato? Ti aveva chiesto un bonus? Non mi state ascoltando? Quante volte ve lo devo dire? Preparatevi a lottare! Ma lottare cosa? Lo chef lavora da un'altra parte. La pizza alle carote è stato un successo e un ristorante famoso l'ha ingaggiato. E cosa c'è nello scatolone? Quale? Ah, quello era pieno di carote. Volevo preparare la pizza, ma non conosco la ricetta e ho fallito. Adesso ho questo banchetto e le vendite non vanno benissimo. Allora, è questo il ristorante di cui mi parlano? Mi hanno parlato di un buon ristorante che ha chiuso poco dopo. Pochi dopo i mesi, vabbè, lasciate stare. Mi sono confuso. Come? Ma non può essere. Sembrava quasi uno scioglilingua. Non era questa la spiaggia? È stato solo un malinteso. Allora io me ne vado. Che so diavolo, la spiaggia è al sicuro. Ecco il tuo orologio. Grazie per avermi aiutato. Un pensierino per te. Grazie per il cubettino. Abbiamo perso un po' di tempo per fare sta stronzata. A posto, c'hai altro da dire, altro da fare? Sembra di no. Quindi va bene così. Procediamo da quest'altra parte. Abbiamo perso un casino di tempo per una stronzata, seriamente. Dai, se fa, se fa. Siamo al quinto set, basta! Siete già stanchi, io posso andare avanti. Guarda, la gioco da più di un'ora e non è per niente stanca. Sei grande! Guarda, gioco una beach volley. Ti va se stiamo un po' qui? Ha un'energia senza pari. Pensa solo all'attività fisica, potrebbe essere utile per attirare più clienti, non credi? Dici? Fida di me, il marketing è la mia chiave, è la chiave del successo. Salve! Ehi, atleta! Cosa c'è? Volete giocare a beach volley? No, siamo qui per un altro motivo. Abbiamo un negozio sulla spiaggia. Ci serve qualcuno per fare una promozione. E tu ci sembri la candidata perfetta, vero? Sì. Allora, vuoi lavorare con noi? Negozio? Promozione? Non so di che parli, ma. Aspetta, tu sei una sirena? Io? Sì. Cosa c'è? Oh wow, non ne avevo mai vista una pinna del genere! È slanciata e robusta, è un vero e proprio muscolo complesso sviluppato dall'uso quotidiano che fluttua. Ripeto, fluttua, perché non può nuotare nella sabbia, una sirena. Né tantomeno stare all'impiedi, camminare o fare roba. Sei una sirena molto muscolosa! Ah, l'ha fatta volare via, malissimo. Scusa, è stato un incidente. No, non mi fa. No, mi ha fatto piacere! Mi piace essere presa a colpi di coda in faccia! Ho appena incontrato una sirena muscolosissima! Vorrei assolutamente allenarmi con te. Volete giocare a beach volley? Scusa, ma io non. Va bene, se lancio una sfida noi l'accettiamo. Cosa? Mettiamo qualcosa in palio. Se vinciamo, farai la promozione al nostro negozio. Se perdiamo, andremo avanti a giocare per tutto il tempo che vorrai. Ottimo, potrò allenarmi in quanto diventerò una fortissima roba. Non ho letto perché ho skippato. È l'unico modo per convincerla. A me piace guardare gli altri che giocano, ma io. Ti va di giocare? Sì, perché se no stiamo qui a perdere tempo. È inutile che dico di no, perché tanto. Quella è. Immagino che mi cadrà una. Ah, ok, devo andare a tempo. Devo andare a tempo. Vabbè, va bene, dai. Fattibile. Pensavo di dovermi spostare, ma in realtà devo semplicemente andare a tempo e in qualche modo fargli il punto. Ma. Ah, devo arrivare a 20. Ok, l'ho capito tardi. L'ho capito tardi, quindi. Continuiamo a respingere la palla. Sì, la vittoria è stata mia. Torna a giocare quando vuoi. Sì, giochiamo, giochiamo. Devo avere i riflessi pronti e fare le combo. Portare tutto a 20. Troppo presto. Questi non sono per nulla riflessi. Sarà una rottura di coglioni che molto probabilmente le schippo, perché se no ce ne usciamo più.
Ok, ce l'abbiamo fatta, finalmente. Ho perso un po' di tempo, ho fatto qualche tentativo, ma sono riuscito a portarmela a casa. Anche perché comunque dopo un po' diventava più complicato, perché prendevano a fuoco e facevano robe diverse, quindi cambiava anche il tempismo. Non era nulla di complicato, però comunque è una rottura di palle, ve lo assicuro. Sembra facile. Ok, che forte, è una passeggiata. Stanno facendo uno spettacolo? Andiamo a vedere. Te la senti? Sempre. Devo fare altra roba io, ti prego, dimmi. Ok, grande, ha spaccato l'angura con un colpo, brava. Ora tentiamo un tiro dopo l'altro, quindi un doppio, là. Fatto, guarda, è rapidissima, bravissima, spacca tutto, fortissima, stanno sprecando un fottio d'angurie, ma sti cazzi. Dall'altro lato c'è quello che spara il fuoco, è incredibile, chissà qual è il suo trucco. Ehi, dopo questo voglio i miei spaghetti infuocati per piccanti per ricaricarmi, ok? Certamente non preoccuparti, va avanti a sputare fuoco ancora un po'. Quindi, da un lato abbiamo una spreco di angurie che c'è. Va bene, va bene. Mentre, infatti, non si dovrebbe sprecare il cibo. Ci sta. Mentre dall'altra parte abbiamo un lanciafiamme. Meglio lanciafiamme, scusate. Cioè, nel senso, ci possiamo anche mettere qua. Brustoglierci un pochettino, effettivamente. Ah, ascolta, siamo una sirena. Non possiamo nemmeno andare in mare. Marvin lancia le palle in faccia alla gente. Suona malissimo detta così, ma tant'è. E ci mancano ancora 4 cubettini, però cazzo, ne abbiamo preso solamente uno, gli altri non stanno, ce ne stava uno sotto per quanto riguarda la corsa, ma non credo ci sia molto altro. Allora, sta cosa già l'abbiamo vista, un po' come quella di sotto che ho riletto, però non ricordavo, mentre questa la ricordo al 100%. E andiamo a parlare con Nari, sì, la conosce, una volpe a 9 code e roba simile. Ehi, volpina! Zoe, porta rispetto alla saggia. E tu chi sei? Ce l'hai con me? Mi serve il tuo aiuto. Abbiamo un negozio in spiaggia. E tu, se stai simpatica alla gente, potresti attirare clienti più anziani per noi? Ci darai una mano? Perché dovrei? Potrebbe essere una rottura. Preferisco stare qui a mangiare quello che mi regalano. Capisco, ma se proprio volete che vi aiuti, portatemi qualcosa che mi piace e ci penserò. Vorrei qualcosa di rinfrescante. Cosa di rinfrescante? Non ci vorrà molto. Portiamo tutto quello che troviamo qua attorno. Te lo portiamo subito. No, non abbiamo portato niente. Qualcosa di rinfrescante sotto, lei ha qualcosa? Sì, abbiamo del latte. Tenga del latte. Le piace il latte? Avete qualcosa che vi... Sì, il latte. Ne è buono? Quindi? Del latte? È fresco e ti fa bene. Dovrebbe farti crescere, quindi... Cazzo, gli dici che ti fa crescere una nana? Non trattarmi come una bambina, non lo bevo manco se mi obblighi. Portami qualcos'altro. Ok. Beh, vino. Ciao, abbiamo tè all'orzo fresco, ne vuoi uno? Sì, mi dia del tè all'orzo. Grazie. Tipo bionda, l'ho sentito, devo provare a cercarlo. Ok, grazie per avermelo detto. Quindi, andiamo direttamente qui. Una tipa bionda. Zoe! Principessa, cosa ci fai qui in spiaggia? Ma questa è la stessa cosa che abbiamo già letto, quindi... Mi ha resettato ste cose, che palle. Che palle, va bene, dai, non sottovalutate. Ci iniziate a fare quello che dovete fare. E sti cazzi, io devo parlare con la tipa bionda. Ho sentito che mi stavi cercando. Signora Sirena, che bello vederti. Scusa, ma chi sei? Sono io, la bambina che ti stava sempre appresso. Oh, santo cielo, sei proprio tu! Sono io, avevamo costruito la statua del delfino insieme agli altri abitanti. Ora ti riconosco, hai i capelli diversi, sei diventata bellissima. Pensavo che fossi ancora a scuola, cosa ci fai qui? Io sono qui e sono venuta apposta per trovarti. Ho finito la scuola e adesso ho un lavoro. È fantastico! È vero quello che mi hanno detto gli altri abitanti? Che cosa? Che hai ancora il disegno che ti ho fatto da piccola? È andato distrutto. Stamattina è andato distrutto per colpa di questa rincoglionita dietro. Non importa, era di tanto tempo fa. Ok,
Ti faccio un regalo per il tuo nuovo lavoro. Un attimo, vuoi regalare un prodotto del genere? Va bene l'amicizia, ma nel commercio non si regala niente. Svaluterebbe i nostri prodotti. Se vuoi, puoi fare dei regali dopo la nostra vittoria. Io... Tieni il regalo. Va bene. Ti piace? Sì, molto. Ok. Mia mamma mi ha detto di darti questo. Grazie, ringrazia da parte mia. Ok, ci vediamo. Mi ha dato, credo, qualcosa per lei. Non ho sicurissimo. E... infatti, il termos. Ehi, quell'affare che ti ha dato l'amica, dammelo. Ma non è fresco il termos, che ti importa? Che importanza ha? Dobbiamo darle qualcosa. Un termos? L'ha preparato la mamma di una mia amica. Spero che ti piaccia. Fammelo assaggiare. Che c'è, fa schifo? È veramente... dissetante! È una tisana alle erbe! Mi piace tantissimo, meno male. Ottimo, allora una promessa è una promessa. Per cosa vi serve aiuto? Vogliamo attirare più clienti anziani? Dobbiamo vendere qualcosa da mangiare che a loro può piacere. Qualcosa da mangiare? Ho un'idea. A loro piacerà. Abbiamo le frittelle di pesce. Wow, ma io non sto capendo una cosa. Perché abbiamo aperto un altro negozio quando ci abbiamo il negozio? Dovrebbe andare avanti. Abbiamo la succursale, cioè nel senso, andavi a lavorare lì, ti aprivi lo stand lì dove c'è sta il negozio e andava avanti il negozio, così sembra un'altra cosa. Comunque questi ci stanno copiando di lusso, stanno a fare le polpette di polpo dall'altra parte. Ma va bene, va bene. Vedo che vi siete da fare con le vostre frittelle di pesce. Guarda, quelle di polpo vanno alla grande. Ah, quell'imbroglione. Ah, lascia fare. Lascialo fare, tanto vincerò io. Ah, hai chiamato qualcuno? Che c'è? È urgente, c'è un problema al negozio. Quale problema? Tipo che non c'è nessuno nel negozio? Voglio dire, questo è il problema. Così non va bene. È una cosa seria? Non voglio perdere il mio nuovo negozio. Non iniziare a preoccuparti per niente. Era solo un avviso per la spazzatura. Portalo fuori mentre io riparo il dispositivo. Invece di preoccuparti, ragiona su come vincere. Se vinci questa competizione, il tuo negozio diventerà grande, una roba del genere. Andiamo a buttare la spazzatura, ovviamente, fuori dal cassonetto. Cioè, sta, che fai, la metti dentro il cassonetto? No, la metti fuori, poi te la mangi, perché il cassonetto comunque non l'hai aperto. Probabilmente hai aperto il sacchetto e l'hai sparpagliato sul terreno. Ti aiuto? Ti serve aiuto? Fa niente. Come va dalle tue parti? Perché me lo chiedi? So che siamo rivali, ma appunto. Ehi, aspetta, hai qualcosa da dire? Non litighiamo. Possiamo smettere di essere in competizione? Non penso che a loro stia... che a loro stia bene questa situazione. Potremmo risolvere in maniera pacifica. Io faccio solo il mio lavoro. Ho capito. Se le cose si complicano, ci penso io. Cosa? Stai ancora buttando la spazzatura? Diamoci una mossa. Ok, ok. Quindi sono apparse nuove quest in mappa. Io continuo a non trovare le monetine, quindi che posso partecipare alla gara di corsa. Scusami Valencia, non volevo trascinarti qui. È tutto ok? Volevi venire in spiaggia di giorno? E il mio dovere è quello di stare accanto a Miss Priscilla. Essendo una pura sangue, diventerò debole al sole. Ma tu che sei una vampira mezza sangue, non hai problemi. Mi spiace, stai lì tutta sola. Non preoccuparti per me, piuttosto... pensa di rinfrescarti.
Ecco l'acqua di cocco speciale di Valencia. Ascolta, Valencia, stai bene? Sì, sono solamente una rincoglionita. L'hai vista? Hai visto come ha aperto quel cocco? Saranno due turiste? La sua abilità è impressionante. Potremmo vendere il cocco anche noi. Sì, andiamo ad assumere quel gorilla. Gorilla? Ma è una vampira. Quindi niente, andiamo a parlare con lei. Priscilla. Oh, Zoe, ciao. Tu sei un'amica dei guardiani. Cosa vuoi da Miss Priscilla? Niente, volevo parlare con te, gorilla. Chi è che hai chiamato gorilla? Priscilla, se per te va bene, posso prendere in prestito questo gorilla? Abbiamo un negozio sulla spiaggia. Vista la sua abilità con il cocco, potremmo attirare un bel po' di clienti. Ti abbiamo visto e sei stata fantastica. Allora, può venire con noi? Mi spiace, ma non mi va di entrare in affari con voi. Sono già occupata con Miss Priscilla. Valencia, tanto non puoi stare al sole con me. E mi spiace lasciarti da parte. Mi dispiace, Miss Priscilla. Ok, se facessi in modo che lei possa stare al sole, in cambio mi aiuterà per qualche ora, che ne dite? Puoi farlo sul serio? Se posso stare con Miss Priscilla, allora... Va bene, accetto l'offerta. Bene, cerchiamo qualcosa di utile, ok? Tipo un ombrello? Lei ha un ombrello per caso? Ah no, la crema, giustamente c'è la crema, il gioco estivo, sì, con la pistola d'acqua, raggiungo il traguardo. C'è la crema solare, vuoi partecipare? Sì. Ottimo, preparati. Non so quanto possa servire la crema solare a un vampiro, però ok. Usa la pistola per impedire ai ragazzi di raggiungere... Sì, ma io... Come... Ok, in questo modo. Va bene, è fattibile, fattibilissimo. Spara giù. Spara a questo. Spara a quest'altro. Colpisci tutti quanti, non devono... Raggiungere il traguardo, vanno sempre più veloci sti stronzi. Spara un altro colpo qui, sali su, vai qua, quest'altro, e vai qui. Spara, spara cazzo, troppo lenta, troppo lenta. Muori, muori. E cazzo, sono più veloci le ragazze. Ok, vabbè, abbiamo subito due colpi, però l'abbiamo superato, dai, alla fine... Ci siamo riusciti, solamente in due sono riusciti ad attraversare la linea, ma abbiamo raggiunto il risultato migliore della giornata, quindi ci prendiamo la crema solare e il cubettino. Devo rifare la sfida? Che due coglioni. Devo rifare la sfida per il cubettino? Non me lo fa fare, probabilmente sarà ancora più tosto, devo comunque... Credo completare la storia principale, poi fare roba per recuperare altro come cubettini e cose del genere. Siamo già a una mezz'oretta di registrazione e quindi mi sa che mo ci salutiamo. Nel prossimo episodio continuiamo a fare roba, anche perché, come detto nello scorso, non vorrei sovraccaricare troppo il dispositivo che... Me sta veramente per abbandonare. Breve proprio rip. Rest in peace. E per il momento qua stiamo a fare del cocco. E quasi direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Dall'altra parte stanno a fare del succo di pomodoro. E non credo che sia propriamente una roba... buonissimo il succo di pomodoro, no? Cioè meglio quello del cocco, però ok. In ogni caso stiamo aprendo 200.000 bancarelle, ma e stiamo trascurando il nostro negozio, e noi eravamo venuti qui a vendere conchiglie, stelle marine, perle e roba del genere. Posso fare la gara? Così continuiamo con la gara, ci prendiamo anche sto cubettino? Sì, ok, dai. Ci prendiamo il cubettino e ci salutiamo. Mancano ancora sempre... quelle 6 monete viola che non ho la più pallida idea di dove stanno. E poi, cazzo, me sparano adesso? Questo potrebbe essere un problema. Attenzione, attenzione. L'ho super liquidato, possono essere abbastanza odiosi. Becca le ragazze, becca le ragazze. Cazzo. No, questa è tosta, questa è tosta. Questa è veramente tosta. Tostissima, però lo voglio ottenere. Voglio ottenere sto cubettino.
comunque stavo a dire, ci mancano ancora ste 6 monete viola, ci mancano ancora dei cubettini, 3 cubettini, se riusciamo a prendere questo, e la vedo veramente dura riuscire a prendere questo, ma mo vediamo, e completare ovviamente questo. Sta ancora dell'altro da fare. Posso anche scattare io, sono deficiente. Effettivamente se faccio così... Ah, mi stunna con l'acqua! Che stronzata! Va bene, skippo un po' il tutto perché comunque il cubettino lo prendiamo in questo episodio. Dopo che ho provato per ore e ore, mi sono accorto di una cosa. Posso prendere i palloncini che ci stanno dietro di me. Che probabilmente l'ha pure spiegato all'inizio. Io sono tipo arrivato veramente con 4 secondi in un colpo. Fatemi provare. È devastante a saperlo prima. Adesso che so come funziona anche il palloncino, beh, sarà tutto molto più semplice. Guarda, tutto lo gonfia pure. Ah, vabbè, però dillo prima. E che cos'è? Cioè, io posso utilizzare ste robe per velocizzare il processo di eliminazione. Avversari, ditelo prima. Probabilmente hanno detto, ma io giustamente ho skippato il regolamento, e quindi mo si velocizza fin quando concludiamo il tutto. Anche perché non è che sta qui ogni volta a fare la stessa cosa. Quindi questo fa un attacco così, mentre questo fa un attacco in quest'altro modo. Vabbè, buono a sapersi. Lo devo utilizzare con parsimonia, tipo quando arrivano questi. Fattibile, molto più fattibile adesso che so come funziona, dai. Beh, direi che c'è andata di lusso. Abbiamo rischiato anche lanciando i palloncini, ma veramente non capivo come superare determinati punti. Però una volta capito che effettivamente con i palloncini potevi eliminarli, abbastanza una stronzata. Ho perso un fottio di tempo per fare sta cosa, ma veramente un fottio. Ci mancano ancora 3 cubettini, 6 monetine. Vediamo se nel prossimo episodio riusciamo a completare tutto. Per questo vi direi che posso anche essere tutto. Mi raccomando, like, le condivisioni, i commenti e roba simile. Alla prossima, ciao a tutti!